bella! Vai subito a parlarle! Lei non vede l'ora di conoscere il suo principe azzurro sul cavallo bianco! Vai! Aspetta, aspetta! Ragioniamo bene! Non facciamo cose inventate! Forse potrebbe essere già fidanzata o c'è qualcuno intorno che ci guarda! Immagina poi la figura che ci facciamo noi! Non ascoltarlo! Il momento perfetto esiste solo nei film! Sì, perché finiamo per importunarla se non valutiamo bene la situazione. E poi potremmo non essere all'altezza. Hai visto quanto è bella? Ricorda che sei tu il premio e lei la fortunata a fare la conoscenza. Sei anche tu stufo di prendere pali e di essere impacciato con il gentil sesso? Non è continuando a fare gli stessi sbagli o nulla riguardo che otterrai risultati diversi. In questo video ti spiegherò perché l'approccio comunemente usato dagli uomini non funziona e condividerò con te alcuni consigli efficaci che puoi implementare subito e che probabilmente al momento stai trascurando o implementando in modo sbagliato. Io sono Luis Nicoletta, autore del bestseller Come vincere la timidezza e diventare un maschio alfa. E con la mia azienda, in più di 10 anni di attività, siamo stati colpevoli di aver aiutato migliaia di uomini a tirar fuori la migliore versione di se stessi e a ottenere risultati con il gentil sesso che prima potevano solo sognare. Il tutto in maniera prevedibile, naturale e replicabile. Abbiamo infatti ampiamente dimostrato, da me in primis, che per avere una vita sentimentale appagante hai solo bisogno di una metodologia che funziona. Nel fare ciò abbiamo anche attirato l'attenzione di svariati programmi TV, testate giornalistiche e radio nazionali che hanno documentato l'efficacia dei consigli come quelli che sto per condividere ora con te. Se con il gentil sesso non stai ottenendo i risultati che ti piacerebbe ottenere, molto probabilmente il primo consiglio di cui hai bisogno è quello di lavorare sul tuo inner game, ossia sulle tue credenze e mentalità. Ti ricordi la bella ragazza di prima? Certo che te la ricordi. A me proprio vuoi venirla a raccontare, tu. Mandrillo, secondo te, dando ascolto a quali delle due vocine, quella che ti invita a restare nella tua zona di comfort o quella che ti spinge ad agire, otterrai una vita sentimentale appagante? Cosa intendo per vita sentimentale appagante? Questo lo decidi tu. Potrebbe essere farti una bella famiglia o non finire più in zona amicizia con delle donne con le quali invece vorresti una frequentazione o anche semplicemente riappropriarti della tua vita, non svenderti e non essere più il tappetino di una donna. Prendiamo questo esempio. Donna con passeggino da sola in giro. Mentalità uomo medio. Sicuramente quel bambino è suo figlio e lei è già felicemente con un uomo. Per me non c'è nulla da fare. Altre presupposizioni che invece si potrebbero fare e che sono a nostro favore e non a nostro sfavore sono: lei è solo la tata di quel bambino ed è single, lei è una ragazza madre, single, e le piacerebbe anche incontrare qualcuno. Come vedi, è tutta una questione di mentalità. Hai solo bisogno di iniziare a crearti situazioni che la maggior parte degli uomini nemmeno si sognerebbero di crearsi e smetterla di essere il tuo peggior nemico. Quindi, se vuoi imparare come passare dall'essere un timido in preda alle sue paure, che nella migliore delle ipotesi finisce in zona amicizia con le donne, ma un vero uomo, questo è il libro di cui non puoi assolutamente privarti. Nel libro ti svelo tutto ciò di cui hai bisogno per diventare il protagonista della tua vita, aiutandoti a debellare tutte quelle convinzioni autolimitanti che ti separano dalle relazioni sentimentali dei tuoi sogni. Basta cliccare sul link o sul pulsante da qualche parte intorno a questo video e potrai subito ordinare la tua copia gratuita. Presto!